Sono in cresta, c'è un vento allucinante, ma andiamo con ordine. Aiuto! Avevo una gran voglia di andare in montagna, di tornare a sgambettare su per qualche vetta. Strana sta cosa, quando sei lì dici ma chi me l'ha fatto fare, quando invece non ci puoi andare perché sei lontano, sei da tutt'altra parte. Le montagne, certe montagne, ti mancano come se fossero vecchi amici. Avevo quest'idea che mi frullava in testa da anni: raggiungere il Monte Velino passando per il Lago della Duchessa, due luoghi simbolo del gruppo del Velino Sirente e di tutto l'Appennino centrale. Siamo al confine tra Lazio e Abruzzo. Così ho preso la cartina e ho progettato questo giro ad anello abbastanza irriverente, una trentina di chilometri. All'inizio il piano era di farli in 3 giorni, poi ho deciso per 2 perché non avevo tempo. Più di 1000 metri di dislivello il primo giorno, i successivi non ve li sto a dire perché non li ho neanche calcolati. Insomma, una roba micidiale per cui non mi sentivo assolutamente pronto. C'è sempre quella vocina nella testa che ti dice non andare, ti serve più tempo, non sei abbastanza allenato, non sei ancora pronto, non è il momento giusto. Ecco, non è il momento giusto, questo la vocina me lo dice spesso. Il fatto è che se dai retta a quella vocina non combinerai mai nulla nella vita, perché ci sarà sempre qualcosa che ti farà dubitare di essere al top. Quindi tanto vale convincersi che il momento giusto è adesso e tentare l'impresa, e al massimo si torna indietro. Non voglio incitare nessuno a fare quello che faccio io, anzi vi sconsiglio vivamente di seguire il mio esempio. Voglio semplicemente raccontarvi un'esperienza, sperando di lasciarvi qualcosa, un'emozione, una sensazione. Scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di tutto ciò. Ho parcheggiato la macchina a Cartore, piccola frazione del comune di Borgorose, alle pendici delle montagne della Duchessa, e sono partito. Sto salendo per la Val di Fua, è molto ripida e di conseguenza molto faticosa. La nota positiva è che si incanala dell'aria fresca all'interno della gola, che con sto caldo è una mano santa. Qua qualcuno si è divertito a fare una sorta di disegni rupestri. Eccoli. La via più breve per raggiungere il Lago della Duchessa da Cartore è la Val di Fua e il Vallone del Cieco. È una bella salita, si copre parecchio dislivello e il sentiero in alcuni tratti è ripido e scivoloso. Dopo aver guadagnato un po' di quota ed aver superato dei simpatici cavalli, mi sono fermato al Bivacco Panei per uno spuntino, dopodiché dritto verso il Lago della Duchessa. Che in questa stagione è poco più che una pozza fangosa, non una roba bellissima da guardare. Nel frattempo si sta a mettere a piove e è arrivato un gregge di pecore con relativi cani al seguito che già mi stanno a imbruttì, quindi mi defilo. Gira a largo che non c'ho niente da mangiare. Il prossimo obiettivo della giornata era di raggiungere il rifugio Sebastiani, dove avrei passato la notte, ma soprattutto dove mi sarei potuto rifornire di acqua per il giorno dopo. Ho appena scavalcato la Selletta delle Solagne, accompagnato da un branco di cavalli che adesso si sono spaventati e hanno preso una fuga, e mi si è aperto un panorama allucinante. Piove. Sì sì, bel panorama. Guardate anche questo qui, che figo. Peccato che era sbagliato. Avevo sbagliato strada perché in quel tratto il sentiero non era ben segnalato e io ovviamente mica tiro fuori la cartina per fare un check. No no, io c'ho tutto qua dentro. Questo scherzetto mi è costato tipo un'ora di tempo. Che capoccia. Però è riuscito il sole, eh. Voi faccio vedere il panorama che ci sta qua. A quel punto per raggiungere il Sebastiani dovevo salire sul costone, farmi tutta la cresta per poi scendere al colletto di Pezza. Da questo punto in poi il cammino è diventato abbastanza faticoso, sia perché ho dovuto coprire altro dislivello avendo già 1000 metri sulle gambe, sia perché si è messo a tirare un vento fortissimo, molto fastidioso. Questo sono io che farfuglio cose incomprensibili in preda all'eccitazione per il panorama, e questo è il panorama in questione. Lago della Duchessa, il Monte Velino che mi giudica per aver sbagliato strada, Gran Sasso e Monti della Laga. Verso le 7 di sera, dopo aver camminato per quasi 8 ore, sono finalmente arrivato al rifugio Sebastiani. L'idea iniziale era di rifornirmi di acqua e basta, per poi accamparmi da solo da qualche parte, perché sono un figo. A volte però bisogna mettere da parte l'ego ed utilizzare il cervello. Dopo una giornata del genere, molto faticosa, con il morale a terra per aver sbagliato sentiero, per aver perso tempo, per aver faticato inutilmente, ho capito che una cena degna di questo nome e 4 chiacchiere con altri esseri umani mi avrebbero fatto bene, mi avrebbero permesso di andare a dormire e quindi di ricominciare l'indomani con un altro spirito. Mi sono fatto preparare un piatto di salsicce con la verza e indovinate un po', è stato il piatto di salsicce e verza migliore della mia vita. Ma la felicità è durata poco. Tira un venticello e niente male. Spero che si calmi, perché se no stanotte non si dorme. Secondo voi si è calmato? Che ruba il cibo dalle compostiere del rifugio. È incredibile, non pensavo si spingessero così in alto. Nottata allucinante. E vabbè, mi sono fatto fare un bel caffè e sono ripartito. Certo, la scarpinata di ieri sulle gambe si fa sentire. Ancora non riesco a perdonarmi di aver sbagliato sentiero. Però vabbè, penso che entro la fine di questa escursione l'avrò accettato e farò tesoro dell'esperienza. Adesso punto verso il Velino, vi faccio vedere a grandi linee quale sarà il percorso che farò, anche se da qui ancora non si vede tutto. Passerò da qui, salirò su questa cresta. Qui c'è Punta Trento, che a me non interessa, scenderò dall'altra parte e poi risalirò su quest'altra cresta fino ad arrivare al Velino. Tra l'altro, apro una piccola parentesi, la settimana precedente ero stato sugli Ernici e neanche lì c'era stato verso di dormire. Questo sono io che cerco di montare la tenda col vento che me si incolla. L'immagine sarebbe anche divertente con sto sil nylon spalmato in faccia, se non avessi ancora ben vivido il ricordo di quanto ho sofferto. Chiusa la parentesi. Sul Colle dell'Orso il massiccio del Monte Velino ha cominciato a incombere su di me in maniera abbastanza minacciosa. Bastava che mi girassi un attimo verso destra e potevo vedere chiaramente tutta la valle che avrei percorso di lì a poco, il Monte Bicchero e dietro ancora la cresta del Velino con delle nuvole nere sullo sfondo per niente rassicuranti. Nel frattempo quel cavolo di vento maledetto continuava a soffiare senza sosta. Non mi ha lasciato in pace un secondo! nuvoloso, freddo e vento. Ho trovato un angolino senza vento, ne approfitto per riposarmi un po' le orecchie. Intanto vi faccio vedere la strada che sto per percorrere. Ma chi me lo fa? Passerò da qui, poi qui, poi qui, poi qui, poi qui, poi credo qui, e quindi guadagnerò la cresta fino al Monte Velino. A questo punto ho messo il turbo nei limiti consentiti dalle mie gambe affaticate, perché il tempo passava e avevo ancora davanti a me altro dislivello, altra roccia, in pratica la parte più difficile del percorso. Salirò in cresta da questa selletta. Una folata di vento mi ha appena portato via gli occhiali, che sono caduti a terra e si sono spaccati. Sono esausto. Però sto quasi in cima. Io fossi in te non sarei così ansioso di arrivare in cima, eh. Raga, non c'avete idea. Mi si sta a portare via. Non so manco se si sente l'audio. Mentre percorrevo la cresta ho cominciato a dubitare di riuscire a farcela a salire sul velino. L'itinerario che mi ero costruito prevedeva di fare questa piccola deviazione, di salire sul velino per poi ridiscendere e proseguire lungo la cresta in direzione del rifugio Capanna di Sevice. Il fatto è che per salire sul velino avrei dovuto aggiungere un altro centinaio di metri di dislivello con una pendenza importante su una pietraia di quelle che all'andata ti fanno fare il doppio della fatica e al ritorno ti spaccano le ginocchia. Qui la vedete dall'altro lato, si vede chiaramente una parte del sentiero che è completamente franata. Ho deciso di non andare su perché sarebbe stato troppo per le condizioni fisiche che avevo in quel momento, avevo ancora altra strada da fare e avrei dovuto conservare le energie. Comunque poco male, ero già stato sulla vetta del velino e il sentiero che avevo davanti a me era comunque molto bello e panoramico, quindi ho proseguito. Mi sono lasciato il velino alle spalle e mi sto dirigendo verso il rifugio Capanna di Sevice. Anche da questa parte di qua il vento ti si incolla. Maledizione! Sulla vetta del Sevice mi sono rilassato un attimo e mi sono concesso un sorriso. Ho pensato che la parte più dura del percorso era ormai passata, che dall'in poi era tutta discesa e che sarebbe stato tutto sommato semplice tornare alla macchina. Certo, come no? La discesa verso il rifugio Capanna di Sevice è stata tutt'altro che una passeggiata, ma comunque sono riuscito ad arrivare lì per ora di pranzo. Il mio piano era di sfruttare il ricovero invernale, sempre aperto, per ripararmi dal vento e cucinare qualcosa in tutta tranquillità prima di ripartire. Il fatto è che quando sono arrivato lì c'erano delle persone e in quel momento non mi sentivo particolarmente amichevole. Non che di norma lo sia, ma vabbè. Morale della favola, sono ripartito senza mangiare, pensando che mi sarei potuto fermare in un punto imprecisato sulla via del ritorno, e da lì in poi è andato tutto storto. È arrivato il momento di farsi del male alle ginocchia. Mo vado lungo con tutta la telecamera. Mi sono preso la soddisfazione di farmi una bella bevuta alla fonte di Sevice. Poi le gioie sono finite. Scendendo di quota il vento ha lasciato il posto ad un caldo soffocante, la discesa si è fatta sempre più ripida e il sentiero si è disintegrato in mille ramificazioni create dagli smottamenti e dal passaggio degli animali. Ben presto mi sono ritrovato a non sapere bene dove mettere i piedi, perché i segnavia sono praticamente scomparsi. Stessa situazione del giorno prima, ma su un terreno molto più impervio. A quel punto ho cominciato ad irritarmi pesantemente. Ero stanco, sia a livello fisico che mentale. Avevo praticamente passato la notte in bianco, il vento mi aveva tormentato tutto il giorno e avevo messo nello stomaco solamente 2 barrette e, cosa non trascurabile, ero da solo. Ho cominciato a pensare che ero stufo e che semplicemente volevo tirarmi fuori da lì il più presto possibile. Ora, in uno scenario simile, l'unica cosa da fare è sedersi e darsi una calmata, perché la fretta può uccidere. Ovviamente non è andata così, perché la riflessione e il ragionamento comportano un certo impegno, mentre comportarsi in maniera stupida è estremamente semplice. Titolo di questo video: il sentiero non esiste. Ecco, visto che non esiste me lo creo da solo. So dove sono capace di orientarmi. Adesso scendo da questa c***o di montagna. E niente, ho lasciato perdere quello che c'era sulla cartina e mi sono avventurato fuori sentiero, in mezzo a sassi e arbusti che avrebbero potuto rompermi le caviglie ad ogni passo. Ho smesso di fare riprese perché mi ero rotto le scatole anche di quelle. L'unica immagine che ho è questa, dove si vede anche un branco di caprioli, di daini. Non sono riuscito a stabilire bene cosa fossero da così lontano. Forse per uno strano gioco di prospettiva, o forse semplicemente perché ero esaurito, il fondovalle mi sembrava lontano decine di chilometri e ho cominciato a pensare che non sarei riuscito ad arrivare di sotto prima di notte, cosa ovviamente assurda. Ho cominciato a pensare che l'oscurità mi avrebbe colto su quel cavolo di pendio esposto e più pensavo queste cose più affrettavo il passo. Non so cosa mi abbia salvato da un infortunio praticamente certo, direi un mix di esperienza e di fortuna. Fatto sta che mi sono orientato bene, sono andato nella direzione giusta e ad un certo punto ho addirittura incrociato un altro sentiero, questo sì segnalato molto bene, ma che sulla cartina invece non c'era. Avevo finalmente un terreno un minimo battuto sotto i piedi, ma ero ancora convinto di dover galoppare di brutto. Mentre venivo giù come una furia mi è scattato qualcosa nella testa. Ho proprio sentito il mio cervello che mi diceva: stai per farti male e sei da solo in mezzo al nulla. Che volevo fare? Ho trovato finalmente dentro di me la forza per fare quello che avrei dovuto fare già da prima, ossia fermarmi e darmi una calmata. Mi sono messo all'ombra, mi sono tolto la maglietta e il cappello per cercare di raffreddarmi un po' perché ero molto surriscaldato e ho cercato anche di mangiare qualcosa. Mi sono forzato a mangiare anche se avevo lo stomaco sottosopra. Sono stato fermo circa una quarantina di minuti ed è bastato per recuperare la lucidità. Mi sono accorto che il fondovalle non era poi così lontano come pensavo. Questo tratto finale su sterrata mi sta uccidendo, anche perché qui nel fondovalle c'è un caldo afoso insopportabile. E anche perché sono esattamente 8 ore che cammino. Inizio a essere un po' stanco, un po' stufo. Sono arrivato a Cartore verso le 5 del pomeriggio e così si è concluso quello che è stato probabilmente il trekking più duro della mia vita, non solo per la difficoltà oggettiva del percorso, ma anche per le condizioni atmosferiche e per il fatto che io l'abbia affrontato da solo, senza un amico, senza una persona con cui condividere le mie sofferenze e le mie preoccupazioni. Ho voluto raccontarvi questa esperienza che mi ha formato tantissimo, perché sul mio canale ci tengo a mostrare tutti gli aspetti della vita all'aria aperta. Potrei stare qui ora a parlarvi in maniera romantica del contatto con la natura, e a volte lo faccio, ma la verità è che la natura non è il parco pubblico, è un luogo dove può succedere qualunque cosa e quindi bisogna essere molto preparati. Ora stacco raga, perché praticamente non c'è più luce. Spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso vi invito a lasciare un like, a lasciare un commento e ad iscrivervi al canale per non perdervi le prossime avventure. Ricordatevi anche di dare un'occhiata ai link che vi ho lasciato qui sotto in descrizione. Grazie per avermi seguito, vi abbraccio, ci vediamo ad un prossimo video.